Si è conclusa con successo la terza edizione del Mecanei Festival che dal 27 luglio al 6 agosto 2024 ha trasformato Belpasso in un grande palcoscenico di arte, cultura e bellezza. Grazie alla calorosa partecipazione del pubblico e all'entusiasmo degli artisti, il festival ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di creare un'esperienza unica e coinvolgente. Il festival, organizzato dalla Fondazione Carri di Santa Lucia e dalla Pro Loco di Belpasso, ha goduto del patrocinio dell'Assessorato regionale allo sport, turismo e spettacolo dell'Assemblea regionale siciliana e del Comune di Belpasso. Un palinsesto caratterizzato da una pluralità di eventi esclusivi e originali, affiancati dagli spettacolari e sempre più affascinanti Carri di Santa Lucia. Un festival che continua a rafforzare l'immagine e l'offerta culturale di Belpasso, ad arricchire un pubblico numeroso ed entusiasta di prendere parte a tutti gli appuntamenti in cartellone, un valore aggiunto in termini di promozione per l'intera città. È cresciuta l'attenzione e l'interazione nelle pagine social della Fondazione Carri di Santa Lucia e della Pro Loco Belpasso. Un altro incremento importante lo abbiamo riscontrato nel maggior interesse rivolto dai media al nostro festival. I risultati sono evidenti. Cortile Russo Giusti e piazze sempre colme in queste 8 magnifiche serate. Il Mecanei Festival ha visto una grandissima accoglienza per ogni evento in programma, a partire dallo spettacolo teatrale Dialoghi d'autore nell'era dell'intelligenza artificiale, commedia in 3 atti di Katia Maugeri con la regia di Antonino Girgenti, presidente della Fondazione dei Carri di Santa Lucia, realizzato con i ragazzi del liceo Francesco Redi e la scuola media Nino Martoglio, che ha affascinato il pubblico con la sua riflessione profonda e contemporanea. Una piazza colma di pubblico per la presentazione del libro dello scrittore genovese Manuel Bova, che ha attirato numerosi appassionati di letteratura, e ancora tanta emozione per l'omaggio all'artista Gaetano Corallo, celebrando la sua straordinaria carriera e il suo contributo al mondo dell'arte. Una serata emozionante è stata dedicata alla figura di Rosa Balistreri, che ha commosso i presenti con ricordi e testimonianze. Anche quest'anno è stato assegnato il prestigioso premio Mecanei alla Cultura, che è stato conferito a Carmelo Miano per il suo eccezionale contributo al panorama culturale belpassese. Sono stati premiati anche i quartieri per il costante lavoro e la passione che spinge da anni tanti carristi a promuovere l'arte, restando dietro le quinte. Miglior soggetto originale al quartiere San Rocco, miglior scenografia al quartiere Borrello, luci ed effetti speciali al quartiere Matrice, tecnica dei movimenti al quartiere Purgatorio, decorazioni e costumi al quartiere Sant'Antonio.